Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Kung Fu Panda. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Questo gioco salva automaticamente in determinati punti, non spegnere il sistema, grazie. Allora, vediamo un attimo, prima di iniziare, tutte le opzioni. Ok, abbassiamo pelo pelo la musica e lasciamo voce ed effetti sonori più alti. Questo è un gioco nuovo per me, mai provato prima. Effettivamente molti titoli Disney e DreamWorks, era la prima volta che li giocavo. Non ho avuto molto da dire né su Megamind né su Piovono Polpette, nonostante abbia detestato totalmente sentire parlare Flint. Tutto il gioco, tutta quanta la serie, non l'ho sopportato. Speriamo che Po sia meglio di Flint. Abbiamo studente, maestro e guerriero, dragone. Giochiamo il maestro, che sarà la modalità normale, presumo. Giochiamocela qui. Questo gioco però ha un filtro un po' strano. È come se ci fosse una pellicola davanti. Senza tempo, ed è doppiato. I mistici guerrieri erravano sulla terra. I più grandi lottatori di Kung Fu della Cina, i cinque cicloni, proteggevano la Valle della Pace. Presto sarebbe apparso un lottatore di tale potenza e di leggendaria audaciosità che anche le sue profezie divennero oggetto di leggenda, il Guerriero Dragone. Per raccontare la sua storia, dobbiamo tornare indietro, all'inizio, quando il Guerriero Dragone era solo un sogno. Ok, stava semplicemente sognando. Ottimo, grazie. Va avanti da solo, devo schiacciare io la X? Il sogno di Po. Come è diviso questo gioco? I livelli, diviso in parti, va tutto avanti da solo? Boh, lo scopriremo probabilmente vivendo. La leggenda narra di un guerriero leggendario la cui abilità nel Kung Fu era oggetto di leggende. Egli viaggiava alla ricerca di degni avversari. Così quasi li tolgo i sottotitoli. Beh, devo dire che comunque non è fatto male. Devo solo cambiare l'asse Y. Perfetto. Ok, perfetto. C'è il doppio salto, ci sono i colpi con triangolo e quadrato. Perfetto, facile facile. Non posso passare oltre le barriere? O è solo questa? Ciao. Salve straniero, cosa ti porta alla nostra città? Salve. Non parli? Aiuto! Ho perso i vasi della mia famiglia. Ce ne sono 10. Uno è lì sul ponte, ma non ci arrivo. Perché sei basso? Basterebbe che... Scusami, non ci arrivo. C'è la scala. C'è la scala e posso... lanciare. Che bello. Posso A parte che... Oh, per essere il gioco che è... La distruzione degli oggetti, lascia fare. È fatta veramente bene, ci sono anche i soldi. Ok, c'è anche l'attacco in salto. Mi aspettavo che col triangolo avrebbe fatto la schiacciata. Oh, c'è da dirlo, c'è da dirlo. È sorprendente. È sorprendente come sia effettivamente fatta realizzata bene la distruzione degli oggetti. Raccogli le monete d'oro per comprare oggetti nel menu miglioramenti. Nel menu dei miglioramenti potenziate o nuovi completi. Va bene. Allora, congratulazioni, hai trovato una moneta rara. Hai sbloccato qualche chicca nel menu extra. Va bene, grazie. Sono molto contento. Allora, tu cosa mi dici? Ah, mi hai detto delle monete, è vero, scusami. E basta? C'è più niente da rompere? Vieni qui. Voglio vedere se ci sono monete ovunque. Posso romperlo? Sì. Tu non mi parli? Ok, i civili non li possiamo menare. Peccato. Tu invece che cos'hai da dirmi? Raccogli il cibo dai nemici sconfitti e dagli oggetti rotti e recupererai la salute del personaggio. Va bene. Ah, ma allora, il distruggere gli oggetti così e raccoglierli mi ricorda tantissimo il gioco dei Simpson della PS2 e 3. Perché effettivamente... Cos'è? Raccogli il chi dai nemici sconfitti per rifornire il tuo. Va bene. Dicevo, effettivamente erano due giochi quasi separati, quelli della PS2 e della PS3 e quello del DS e quello della Wii. Premi pausa per accedere al diario dove troverai informazioni sulle avventure leggendarie e gli obiettivi secondari.
Va bene, papà, grazie. Quindi dobbiamo trovare i nemici e sconfiggerli e trovare 10 vasi. Va bene. Siete voi i miei nemici? Aiuto! Il guerriero sentì l'odore della paura, ma non poteva essere suo, era troppo sicuro di... Oh, salvami tu che sei il più grande maestro di Kung Fu di tutti gli universi! Siamo cinghiali! Torna qui, coniglio! Non abbiamo ancora finito! Meglio se stai indietro, piccoletto. Piccoletto. Una volta liberata la mia magnificenza, non sarò responsabile delle conseguenze. Ah, certo! Prova i nemici alla tua altezza e riporta la pace al villaggio. Allora, sono abbastanza sicuro che il doppiatore... Usa gli attacchi veloci e le parate. Con L2 ci pariamo. Per sconfiggere i nemici veloci. Dicevo, sono sicuro che... Il lottatore, sì. Il doppiatore... Non sia quello originale di Po, sono abbastanza sicuro. Però rende bene. Ottimo, rende figliolo, bene il personaggio. Avrei immaginato che saresti stato un maestro di Kung Fu. No, no, il doppiatore non è quello del padre. Il padre del guerriero l'aveva sottovalutato. Forse sei pronto per questo. Beccatelo. Che cos'è? È una pergamena. Allora, dammi solo un secondo, padre, visto che tanto è tutto doppiato. Io i sottotitoli li tolgo. Perfetto, senti... Oh, aspetta, vaso. Allora, facciamo che... Che lottatore, mamma mia. Ma vai via. Aspetta, vorrei leggere la pergamena prima di andare avanti. Puoi concatenare i tuoi attacchi premendo diverse combinazioni di tasti. Ah, ok, quello che già sto facendo da 5 minuti circa. Ah, c'è anche il moltiplicatore. Madonna mia, che manata terribile che gli hai dato. Porca miseria. Pensi di essere forte, eh? Dove sta andando? Cosa fa? Cosa fa sto cinghiale? Ho esagerato con quel calcio volante, effettivamente. È stata un po' una ciacca non risata. Però è stato divertente. Ma io non posso, sai, oltrepassare muri, no. Peccato. Cioè, va bene. Grazie. Cioè, non posso andare oltre i percorsi predefiniti. Però vabbè, dai, in realtà c'è abbastanza movimento. C'è abbastanza libertà di movimento in questo gioco e... Oh, è sorprendente, i comandi sono fatti veramente bene. C'è anche il moltiplicatore dei danni, cioè tanta Premi roba. Attacco veloce, quindi azione per afferrare e scagliare un avversario. Funziona solo contro i... Va bene. Quindi prima li stordisci. Prendetelo! Prima lo stordisci e poi lo lanci. Poi mi sembra che tra l'altro in questa sequenza... Hai vita infinita o sbaglio? No, sta calando. Piano piano, ma sta calando. Vieni qui. Ah, peccato. Madonna mia. Menali un po' di meno, Po, perché sennò questi li ammazzi. Ecco qua. Questo cancello non può essere aperto. Trova un modo per aggirarlo. Il magnifico guerriero dragone che si fa bloccare da delle assi di legno. Complimenti. Non posso salire di qua, vero? Credo ci sia, ecco, una via secondaria per arrivare da queste parti, vero? Sì, c'è un asse di legno, va bene. Oh, però... Sono sorpreso, sono piacevolmente sorpreso, è fatto bene. Non che mi aspettassi di meno, sincero. Però non mi aspettavo neanche così tanto. Mi chiedo se la versione PS2, che per chi me l'ha chiesto, non ho potuto registrare perché mi ha dato problemi. Ecco qua. Mi ha dato problemi con l'emulatore, quindi non ho potuto registrarla. Cerca di mantenere l'equilibrio su passaggi molto stretti. Va bene. Non ho potuto registrarla. Mi chiedo... non pensavo che fosse così... Ah, ecco, con la schivata si fa con quello della parata. Dicevo, mi ha dato problemi e quindi di conseguenza non ho potuto registrare sulla PS2. Abbiamo la versione PS3 che in teoria è meglio. Va bene, grazie. Ah, ma proprio così, in automatico. No. Oh, dove cacchio vai? Dove cacchio è andato? Io ancora volevo... Scusami. Va bene tutto. Ma c'erano un sacco di monete in giro e tu mi fai andare così veloce? Non ci arrivo, vero?
No, dai. Sono stronzo. E tutte ste monete che cadono dal cielo, cos'è? Benedizione divina? Non ci arrivo, vero, a quella moneta. Ma da dove cadono tutte ste monete, scusami? Dai, per quanti centimetri non ci arrivi? Oh, dannazione, va bene. Va bene, va bene, non importa. Anche perché, guarda caso, a sto punto, tanto meglio completare la missione secondaria dei vasi piuttosto che quella lì della moneta segreta. Però vabbè, ascolta, per gli oggetti segreti c'è sempre tempo da prendere. Le missioni secondarie vuol dire molto spesso rifarsi l'intero livello. E siamo a 6 su 10. Dite che se risalgo mi fa cadere. Vediamo. No. No, stranamente è tipo una sequenza automatica quando cadi giù dal dirupo. A me scoccia non riuscire a prenderlo perché è proprio una roba di pochissimi centimetri. Sono pochissimi centimetri che non riesci a raggiungere. Dannazione a te, po'. Puoi muovere la visuale? Puoi regolare. Grazie. Wow, il consiglio che mi mancava per finire il gioco. Nemmeno il più forte dei nemici poteva competere con la sua audaciosità. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Ed è lui il nemico più audace. Sono il guerriero dragone. Ora fatti da parte, cattivone. Cattivone. Che grande insulto, po'. Allora, aspetta. Usa gli attacchi potenti e schiva per sconfiggere i nemici potenti. Ok. Aia. Ah, tutto qua? Madonna mia, calcio in volo incredibile. Io spero che i nemici non possano distruggere le casse, vero? A quanto pare no. Madonna, i nemici piccoli non contano nulla in questo gioco, veramente. Li prendi a schiaffi dalla mattina alla sera. Monete. Madonna mia. I nemici piccoli veramente sono seghe in questo gioco. Ah, vale. Volevo lanciarglielo contro. No? Ok, siamo vita piena. Cosa mi dice questa? Usa il gancio per scagliare in aria un nemico. Continua a colpirlo in aria o spingilo in avanti. Mm-hmm. Funziona solo con i nemici più piccoli. Ok, quindi quadrato, triangolo. No, aspetta. Ah, ok, quadrato, triangolo, non insieme ma in sequenza, va bene. Oh, nemico grosso. Dovrai passare sul mio corpo, straniero. Sto doppiatore qua c'è anche in South Park. La sua fama lo precedeva ovunque andasse. Si diceva che fosse sì, il meglio del meglio. Del meglio. Del meglio. Vedo del che meglio ti piace mangiare. Forse preferisci papparti i miei pugni. Basta chiacchiere. Combattiamo. Di nuovo. Questa è la nostra casa da te. Aha. Allora, aspetta. Eccolo, prendetelo. Prima di combattere, fammi vedere se ci sono gli oggetti in giro da raccogliere. No, ce n'era solo uno di vaso. Quindi non siamo alla fine del livello. No, e no. Sei lento. Eccolo. Prendetelo. Ecco fatto. Madonna mia, quando hai il 4x, anche i nemici grossi li sfondi. Carino. Usa le carino armi per degli attacchi più armi potenti e per colpire i nemici più lontani. Va bene. Vieni qua. Sei lento. Ma stai zitto. Che ti meno. Ah, si rompono. Vabbè, ci sta. Però peccato. Pensavo durasse molto di più. Questa è la nostra casa da te. Altra arma. Non lasciatelo scappare. Dai. Madonna mia, ma con un colpo di bastone, davvero? Dai. Dai, un altro nemico grosso. Destino, straniero. Ah, così proprio. Uno straniero in cerca di pure quick time event. Rovinate. Ma levatevi, va. Sì, certo. Shashabui. Shashabui.
Quando sei costretto a inciampare, puoi muoverti leggermente da un lato all'altro con i comandi normali o inclinando il controller wireless Six Axis a sinistra e a destra. Per saltare, dai uno strattone al controller verso l'alto. Ma devo farlo per forza? Ok, posso saltare anche con la X. Benissimo. Che poi, quando sei... La visuale però non vedo nulla. Quando sei costretto a saltare. Quella cos'è? Una statua? Congratulazioni, hai trovato ma la Ma che figo! Hai sbloccato qualche chicca nel menu extra. Grazie, ma la statua è bellissima. La statuetta lì era fighissima. Venite qua di meno. Allora... Per fortuna il livello non era ancora finito. Puoi eseguire un terremoto panda premendo salto e poi speciale. Questa abilità consumerà il chi. Va bene. Allora aspetta, prima di consumare il chi, come dice lui, prendiamo l'ultimo vaso. Ah, ma perché c'ho il bastone adesso? La mia autociosità. Madonna mia porca. Ti si vuole bene. Molto più di Flint. Puttana, raga, che male. E basta un po'. E basta. Madonna mia. Ma basta. Ecco fatto. Ma sono invincibili quando usano l'arma questi? Fammi capire. State pronti, sto arrivando. I nemici piccoli in questo gioco non contano assolutamente nulla. Il vero problema sono questi qua grossi. Mamma mia. Madonna mia. Questi qua piccoli, veramente, un colpo, un morto. Questi qua grossi devi per forza di cose usare davvero solo il triangolo. Carino però, fatto bene, fatto veramente bene, mi piace. Anche di fronte alla leggendaria spada degli eroi, il guerriero non arretrò, perché era un vero maestro. Perché era un vero maestro. Dai. Madonna. Non c'è la la mira. Vabbè, ma basta pararsi veramente. Basta pararsi e poi colpirlo. Un po' troppo. Si riprende un po' troppo in fretta dai colpi. Ma c'ha lo stesso, come si dice, la stessa barriera che c'è in Smash Bros. Quella tonda che più colpisci più si riduce. Il riflesso del maestro nella spada non del male, dragone davvero. Era particolarmente coraggioso oggi. È lui! Non è lui! Sì, è lui! Oh no! Oh sì! Oh, sta zitto! Avanti! Oh sì! Sono Tai Lung e tu non sei un maestro. Cosa sono, iene? Ehi, che cosa? Figliolo, smetti di sognare! Ho 4 ordini per la mia famosa zuppa dall'ingrediente segreto e solo 2 mani. Ok, papà. Stavo giusto per iniziare la parte migliore. Vabbè, allora. Vittoria! 100%, meraviglioso. Andiamo ai miglioramenti.
Allora, statistiche base. Ah, così funziona. Fatto bene allora il gioco, è fatto bene. Ma porca miseria, ma è fantastico. E anche i completi, è vero. 500 monete. Allora, io punterei ad aumentare già i danni allora. Scusami, per 10 monete aumentiamo l'attacco base e gli attacchi potenti. Quindi vai, 1, 2, 3 e 4. Punto. I danni e il rinculo provocato dalle combo. Vabbè, ascolta, tutto quello da 10 io già lo prenderei. Anche i danni assorbiti dalla parata, questi li aumentiamo sicuro. E io ti dico, a questo punto magari togliamo uno del chi e aumentiamo i danni che possiamo assorbire. Punto. E direi conferma. Sì, la parata non costa nulla, tanto vale aumentarla fin da subito.